And it's hard to explain in a few words, but what's the experience of Paris about public water and this important public service? So we decided to remunicipalize water service in Paris in 2008. So now we have created a new public entity, Eau de Paris. E quindi abbiamo deciso di remunicipalizzare l'acqua a Parigi, e questo nel 2008, quindi nel primo gennaio del 2010 è tornato nelle mani pubbliche. E abbiamo dimostrato che si può fare, abbiamo dimostrato che non solo si può fare, ma è anche più economico, più efficiente, più sociale e più democratico. More democratic, more economic and more social than before with a private delegation. 2 days in Rome, what do you think about this event, and do you think if in Italy we can make it the same way? You know, I think it's possible everywhere, in fact. I think it depends on political will and democratic and citizen will, of course, too. But I think it's possible. Penso che sia senz'altro possibile a farlo dovunque, dove dipende ovviamente dalla volontà politica e anche la volontà della gente. E quindi se l'abbiamo fatto a Parigi, si può senz'altro fare a Roma o ovunque. What means water for our future? So water is a it's a bene comune. It's very, very important for the human beings, but for the nature, environment, for all ecosystem. Quindi l'acqua è un bene comune, un bene fondamentale sia per gli esseri umani che per l'ambiente, per l'ecosistema, e quindi è una risorsa che dobbiamo conservare. Someone say is the oil of the future. E per quanto riguarda il confronto con il petrolio, non piace molto questo confronto, perché ci sono anche tanti conflitti e guerre sul petrolio, e spero invece che ci saranno più cooperazioni sull'acqua. Ciao.